Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi faremo un video della rubrica preferita Super. Di YouTube. Ecco. È un video diverso dal solito. Vi spiegheremo man mano di cosa si parlerà. È un video che ci avete richiesto tra i commenti, quindi siamo felici di accontentarvi. Sì, ecco, perché non fare un video, magari non rispondere alla singola richiesta, quindi alla persona, e magari fare un bel video. Ci siamo detti, facciamo un bel video che magari può aiutare chi ci segue, perché come sappiamo ci seguono un sacco di canali nuovi. Quindi di cosa si tratterà oggi? Allora, oggi l'argomento principale sarà come realizzare una miniatura. Ovviamente vi faremo vedere nel dettaglio, Manuel si occuperà della parte tecnica, quindi sarà lui a farvi il tutorial. Infatti, quindi state molto attenti e siamo felici comunque di aiutarvi, perché sappiamo che la miniatura, ecco, chi ha aperto un canale da poco, la miniatura è fondamentale per attirare visualizzazioni, non scrivendo solo clickbait, quindi titoli occhio a paview, no! Quindi è meglio mettersi in gioco con una bella miniatura fatta da sé e non quelle già predisposte da YouTube, che mamma mia mette quegli scatti proprio li mette proprio a caso. Quindi mettiamoci qui. Sì, infatti, comunque la miniatura è il primo bigliettino da visita che abbiamo noi per apparire, diciamo, sul mondo del web, nel senso che prima di aprire un video, ovviamente quello che colpisce è la miniatura. Perfetto. Quindi più bella e particolare, studiata e curata sarà, meglio magari cliccheranno il video. Spero che come video, come iniziativa, vi possa piacere. Fateci sapere con un bel like e un commentino, così che possiamo fare altri video, magari come creare un banner, che questo è stato anche richiesto, e altre cosine che magari ci hanno aiutato, perché no, a crescere col canale. Non siamo proprio con miliardi di iscritti, però da zero siamo quasi a 5.000 e questo ci ha aiutato, quindi partiamo subito, ok? Prima cosa da fare, qui postazione, andare su file, aprire nuovo e predisporre queste misure. Da larghezza lasciamo un bel 1280 e da altezza 720. Queste misure sono perfette per la miniatura di YouTube, quindi non sono lì a caso, sono proprio indicate per fare la miniatura. Sì, queste in questo caso sono già precompilate, perché prima ho già fatto una miniatura, quindi ho capito, già le ho salvate per bene. E da contenuto sfondo dobbiamo cliccare su bianco in questo menu a tendina, quindi bianco, e cliccare su ok. Perfetto, qui abbiamo la nostra pagina, il nostro foglio bianco da riempire per fare la nostra miniatura. In questo caso noi faremo una miniatura per il nostro video, quindi per questo proprio perfetta, di quella che avete visto all'inizio video. Perfetto, allora quindi partiamo con, io già ho preso alcune cosette che ci serviranno, e ho ritagliato con strumenti di cattura la nostra pagina YouTube per creare il primo step della miniatura. Quindi andiamo ad allargare in questo modo, mi raccomando, facciamo da questa freccettina qui, in modo che questa pagina non si deformi. Perfetto, quindi la facciamo perfetta per la pagina. Quindi, ovviamente poi potete scegliere l'immagine, ecco, che perfetto. Qui questo vorrei aggiungere una piccola precisazione: qui dovete dare sfogo alla vostra fantasia, perché una delle caratteristiche che vi faranno crescere su YouTube, che ci stanno facendo crescere su YouTube, è la fantasia. Quindi chi ne ha più ne metta. Quindi ci siamo qui, dai, penso che ci siamo, magari facciamo scorrere così. Che ne pensi? Penso che sia abbastanza buono. E premiamo il tasto invio, in modo da applicare questa bella pagina. Dopodiché abbiamo scelto una modella a caso per abbiamo preso la Enrica come modella per questo video, quindi l'abbiamo caricato questa miniatura. Mamma mia, da maestrina! Quasi indica. Sono quasi arrabbiata. Quasi arrabbiata perché. No, va bene, dai, ci sta. Allora, cosa stiamo facendo qui? Stiamo applicando questa bella sagoma, ovviamente già bella che
scontornata, perché già è predisposta, sì, perché mi raccomando. Ma poi faremo qualche tutorial per scontornare bene gli oggetti, che questo è abbastanza... Quindi per prendere solo il soggetto che ci interessa nella foto. Posizioniamo in modo strategico e bene nella nostra miniatura, in modo che comunque non venga tagliata troppo. Perfetto, se vedete qui è... innanzitutto premiamo invio e quasi che indica la miniatura più grande. A questo punto abbiamo preso questo effetto qui, sono andato a cercare sul web un effetto mancanza segnale, proprio perché... Sì, è come quando la televisione magari quella di una volta non si prendeva. È per mezzo di un film magari, ecco, e magari applichiamo sopra. Ma come faccio? Ora ci arriviamo. E l'applichiamo qui sopra. E tagliato la mano. Per sbaglio ho tagliato la mano, ma è un effetto voluto. No, scherzo. E cosa facciamo? Prendiamo questo effetto sabbia, perché io ho chiamato qua effetto sabbia, e lo spostiamo, vedete qui sulla destra, sotto la parola Enrica. E vedete che la mano riappare. Bellissimo. Questo effetto grandissimo. Allora, una volta arrivati qui, cosa andiamo a fare? Andiamo magari a creare quello che è il primo titolo della miniatura, che è fondamentale, quindi mi raccomando, non creiamo titoli clickbait che poi magari attiri una volta, due, poi si capisce e nessuno vi cliccherà più il video. Quindi creiamo qualcosa inerente al video. Sì, infatti, scriviamo qualcosa, qualche frase, qualche parola che comunque riguardi il contenuto del video. Perfetto, io sto cominciando a creare un testo, cliccando qui sulla T di testo, sulla destra, sulla sinistra, e quindi mettiamo come carattere, come grandezza, proviamo con 150 e poi magari... Cosa possiamo scrivere? Cosa possiamo scrivere qui? Dai, aiutaci tu Enrico in questo caso, tu che hai una fantasia... Allora, potremmo scrivere not found. Oddio, quegli errori che mamma mia! Error! Oddio! Ecco, possiamo mettere error. Qual era? 404? Sì, oddio, sì. Mamma mia! Ecco, già... Il carattere è un po' troppo... Sembra già grande, quindi cosa facciamo qui? Ecco. Allarghiamo qui perché addirittura non è andato. Quindi penso un bel 120 sia più che perfetto. Ok. Perfetto, sì. Ovviamente scegliamo quel carattere che possa risaltare di più, penso, ecco il colore, giusto. Un bel giallo, secondo me, possa risaltare, no? E lo mettiamo magari qui sopra, qui. Perfetto. E ricreiamo anche il 404, mamma mia, che rottura leggere queste... Diteci se anche a voi è capitato qualche volta, ma sicuramente sì. Stesso discorso, quindi, siccome... si è posizionato sotto la nostra schermata distrutta e magari lo alziamo un pochino, non lo capire così, oddio, questo non lo distruggerei proprio io. Allora, magari senza, perfetto, così io penso che sia. Arrivati a questo punto, vi direi di creare un effetto che possa risaltare ancora di più il carattere, quindi andiamo su Error, clicchiamo il tasto destro, e andiamo su duplica livello e clicchiamo su ok e si creerà la copia di error, un livello copia. Quello copia deve essere sotto, come vedete sto trasportando sotto error, e andiamo sul filtro qui su e andiamo su effetto sfocatura, controllo sfocatura, facciamo ok, vedete già successo. Wow. Noi possiamo scegliere il livello di intensità, quindi possiamo fare un 10, maggiore sarà il numero e più sarà l'effetto sfocato. Io direi di mettere magari un bel 5, dai, per non creare troppo... Perfetto, ok. E la stessa cosa faremo anche con errore 404. Ecco, questo potrebbe essere magari un'idea per non fare le solite scritte, magari con i soliti caratteri o le solite cose che si vedono. No, no. Qualcosa di più particolare che magari all'occhio possa colpire. Sì, sì, sì. Ecco, abbiamo terminato per adesso questo error 404. Io mi sono andato a spulciare anche sul web anche questo
l'icona di YouTube, perché ci sta, no? Ecco qui proprio gigantesco. Andiamo al solito a regolare grandezza della schermata, quindi andiamo a regolare, magari facciamo un effettino un po' più distorto, così, ecco così, perfetto, che faccia comunque faccio ricordare appunto che sia un video su YouTube, no? Quindi la stessa cosa applichiamo con invio, filtro, sfocatura, siccome voglio, non voglio che appare proprio limpido, allora facciamo, sì, facciamo un 10, ecco, che ricorda, come vedi? Bello. Ti ricorda YouTube, no? Se tu lo vedi ti ricorda. E premiamo ok. Ecco, siamo arrivati quasi alla fine della nostra miniatura. Io sul web sono andato a recuperare anche un cursore per accentuare ancora di più la curiosità, magari, quindi, che ricorda sempre YouTube, quindi il nostro cursorino qui lo applichiamo con il nostro invio, lo modifichiamo, lo giriamo come a nostro piacimento, diamo invio e questa è quella che è la nostra miniatura. Come vedete, comunque dovete dare sfogo alla vostra fantasia, no? Sì, infatti, poi magari inserendo questi piccoli particolari come la freccia, magari qualche personaggio che vi ricordi un cartone animato, magari attira più l'attenzione di chi va a vedere. Mi raccomando, essere sempre originale, non andare a scopiazzare magari a destra e manca. Ecco, questo è un primo tutorial a livello base, è chiaro. Ci sono 3 miliardi di effetti che non sto qui magari a dirvi, magari faremo un altro tutorial, se vi fa piacere fatecelo sapere. Se siete arrivati fino a qui nel video, ovviamente noi, come abbiamo sempre fatto negli altri video, vi lasciamo con un hashtag. Questa volta abbiamo deciso 2 hashtag da inserire, dai. Fateci sapere se siete arrivati fin qui con un bel hashtag, con hashtag Enrica se volete fare qualche domanda a me, o hashtag Manuel per fare qualche domanda a lui. Quindi vorremmo fare un video ask, se vi fa piacere lasciateci qualche domandina sotto. Sì, nulla, spero che il video vi piaccia, iscrivetevi perché arriveranno al più presto un sacco di video tutorial, quindi perché non iscriversi, è gratis. Io sono Mani, io sono Erika e ci becchiamo al prossimo video.